Bentrovati sul canale di Fosforo. Oggi siamo qui per parlare ancora di Tech & Green e in particolare per capire come funziona Arduino OPLA e incominciare a configurarlo per poi programmarlo a seconda delle nostre esigenze. Quindi andiamo a scoprire come si fa. Utilizzeremo una piattaforma web che è l'Arduino IoT Cloud, quindi basta andare su create.arduino.cc, crearsi un account con Arduino e avremo questa meravigliosa piattaforma. Se disponete già di un Arduino OPLA avrete anche 12 mesi di prova con un abbonamento base che vi permette di fare un sacco di cose interessantissime. Quindi procediamo, create.arduino.cc, fatevi l'account e stoppate il video, altrimenti andiamo e seguitemi. La prima cosa è aggiungere appunto un dispositivo, un device alla nostra attività. Quindi andiamo su device, aggiungiamo un device e un Arduino, connettiamo il nostro Arduino via USB e ovviamente attendiamo che lo scan della porta USB sia completata. Tra qualche istante, immagino, eccoci qua, abbiamo trovato il nostro Arduino Maker 1010, lo connettiamo con il nome di Drusilla, andiamo avanti e incominciamo. Arduino IoT Cloud inizia a caricare gli sketch e il firmware corretto per poter far funzionare questo dispositivo sia tramite cavo sia tramite wifi. Ecco qua, ci siamo, configuriamolo, è quasi pronto, ha quasi caricato tutto. Direi pochi istanti e potremo passare al prossimo passaggio. Esatto, eccoci qua, fatto, ci fanno i complimenti. Proseguiamo, ecco qua, configurato la parte base del nostro dispositivo, ma come vedete è offline, quindi cerchiamo di mandarlo online, creiamo qualcosa, sì, potremmo decidere di creare qualcosa, creare una variabile, un programma, associarlo, una rete, ma per la prima volta è molto più facile già andare su template e vedere uno dei template che Arduino ha preparato per noi. Per esempio, oggi scopriamo Personal Weather Station, è una stazione di clima, abbastanza facile da utilizzare, di cui abbiamo già la possibilità di importare il codice e il template. Facciamo questo esempio e andiamo a cliccare next. Importiamo il template appena la scheda diventa disponibile, la nostra, esatto, configuriamo, la associamo con questo template, diamo la nostra wifi e la nostra password ovviamente per potersi connettere al cloud, connettersi a internet, in questo modo potremo scambiare i dati. Se non l'avete già fatto, in questo momento ci ricorda che è bene staccare la Maker 1010 dallo Shield IoT Carrier, quindi staccatelo e dopo lo potete riattaccare, ma in questa fase il software prevede che sia staccato. E un'altra cosa importante che non abbiamo detto prima sulla Wi-Fi, mi raccomando, avete visto 2.4, la rete Wi-Fi a questi livelli di gigahertz funziona decisamente meglio, a volte la rete wifi con 5 gigahertz non va benissimo, quindi se non vi funziona, avete qualche problema di funzionamento in questo punto, molto probabilmente è la rete wifi. Provate o a dividerle, ogni modem permette di dividere le due reti wifi che sono a disposizione in questo momento, oppure provate a selezionare solamente quella 1.4. È importante perché a me a volte non ha funzionato, invece va subito se avete una wifi 2.4. Perfetto, andiamo a premere next, avete visto, e tac, andiamo avanti, compiliamo tutto. In questo momento il template viene spostato direttamente sul nostro Maker 1010 di Arduino, viene compilato lo sketch di esempio e tra pochi minuti dovremo aver anche aggiunto il software alla nostra scheda Arduino OPLA. In questo caso non sono previsti sensori esterni, utilizzeremo solamente i sensori che sono interni, quindi che sono presenti nello SCI IoT Carrier. In questo caso, come vedete, montiamo anche una batteria che è compresa, non è compresa nel kit Arduino OPLA, ma è compresa nel kit scolastico Tech & Green, che vi permette quindi poi a un certo punto di staccare dalla USB il cavo e rendere questo dispositivo veramente wireless, sia per la parte di alimentazione, ovviamente, che per la parte di rete Wi-Fi. Perfetto, abbiamo completato questa parte. Andiamo a vedere a questo punto la nostra weather station. Se tutto è stato caricato
perfettamente in maniera completa, a questo punto tra qualche istante l'Arduino Carrier manderà i dati direttamente tramite internet all'Arduino IoT Cloud e potremo vedere esattamente lo stato di questi sensori e per esempio se l'avessimo messo dentro una serra della temperatura, della pressione che è dentro la terra, della umidità. Se volete avete anche la possibilità di scaricare un'app e avere questi dati direttamente nella vostra app sul vostro cellulare. Ecco qua, dopo qualche istante ha fatto refresh i dati e quindi adesso abbiamo in tempo reale la temperatura, l'umidità, la pressione, e anche la luce, la quantità di luce che è presente nel nostro dispositivo funzionante. Possiamo simulare anche via cellulare la conformazione dello schermo, in questo caso basta andare a cliccare su dashboard, ma ecco qui sull'icona del cellulare ed eccoci qua, questa è la versione diciamo via web di come appare la composizione tramite cellulare. Se ritorniamo sul quadrato invece c'è quella standard. Molto bene, possiamo chiaramente aggiungere anche alcuni tipi di widget che poi avranno chiaramente delle variabili da cui prendono dati che a loro volta li prendono dai sensori o dagli attuatori o da dei LED eccetera eccetera. Quindi questa è la modifica della interfaccia e possiamo avere anche più cose che possono essere aggiunte nella nostra interfaccia. Molto bene, andiamo a esplorare a questo punto la nostra weather station. Andiamo a cliccare sulla nostra weather station ed ecco qua le variabili che sono state caricate nel nostro template. Poi abbiamo Drusilla, il dispositivo, e questo è lo sketch invece, e tutto il codice che è stato importato dal template. Come vedete è scritto il classico codice Arduino, non è molto lungo, però ci permette di avere informazioni in tempo reale appunto su quei dati e su quei sensori che sono già inseriti nell'IoT Carrier e che vengono tramite il cloud passati ad Arduino e mandati. Eccoci qua, quindi torniamo sullo sketch, mettete questo cosa non ci interessa, e queste sono le 5 variabili che vengono utilizzate in questo template. Bene, direi che per oggi la prima infarinata di Arduino Pla è terminata, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video con Tech & Green. Ciao!